Mi fa piacere, signor Mimì. Ci dica. Grazie abbondantissimo, ma per fortuna faccio i miei migliori auguri, perché è una bellissima trasmissione. Grazie, molto gentile. Io mi dedico con la passione e alla cucina. Ah, complimenti. Sono un appassionato di cucina. Bene. E prego. A volte, in trasmissione, quando sento quei bambini che intralciano la linea, i genitori devono capire che le persone grandi apprendono con una certa ordinatorietà come vanno acquisite le cose. Ho capito, però signor Mimì, molte volte i genitori guardano la nostra trasmissione proprio insieme ai bambini, sì, che si appassionano. Bambini, d'accordo. È un bel tempo per me, perché non c'è quel dialogo per poter scrivere determinate ricchezze. No, ma comunque i bambini più delle volte ci chiedono proprio gli ingredienti, perché poi le mamme o le nonne possano... Ma in questi anni, mi scusi perché a 5-6 anni non possono avere quell'intento memoriale di una persona di 40, 50, 60 anni e oltre. Vabbè, c'è qualcuno in effetti che qualche volta ha voluto soltanto salutarci, giusto per comunque dargli un attimino di non so, un intervento da dedicare a loro per qualche istante, ma sono comunque brevi interventi, signor Domenico, dai, va bene. Ma mi chiamo Mimì perché Mimì. Mi trovo a Mina Pagina. Ok, signor Mimì. Faccio i miei migliori auguri e vorrei che io mi incontro con loro. Grazie, signor Domenico, signor Mimì, anzi, buonasera, tante grazie. Molto gentile. Io volevo proprio tornare un attimino, ma ve lo dico dopo la telefonata. Pronto? Pronto, Rossella? Sì, buonasera, signora. Buonasera, sono Rita. Da dove? Da Gioiosa, è un po' che non sto chiamando. Da Gioiosa? Da Gioiosa. Ah, buonasera, Rita, benvenuta. Grazie. Mi dica. Io volevo sapere se è possibile avere una ricetta per preparare il cinghiale. Per preparare il cinghiale? Ah, sì. Allora, noi provvederemo senz'altro, tra i tanti chef che verranno qualche volta faremo anche qualche ricetta per il cinghiale. Va bene, Rita? Ok, un'altra cosa che le volevo chiedere, ma la signora Adriana? La signora Adriana c'è nell'edizione del giorno dalle 12.30 alle 13.30, il martedì, il giovedì e il venerdì. Perché in questi giorni non c'era, comunque la sua... No, c'è stata signora Rita. Ah, c'è stata? Sì, forse... Allora si vede che è un'altra rete di telespazio. Signora, c'è stata su questa rete di telespazio, però è stata il martedì appunto, mercoledì e giovedì, signora, e venerdì. Ah, si vede che allora io non c'era, va bene. La saluto tantissimo, a lei, poco che bravissima. Grazie. Grazie signora, grazie. Buona serata signora, salve. Signora Rita da Gioiosa. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera signora, con chi parlo? Sono la signora Giovanna, io la chiamo tutte le sere, anche le nostre altre volte. Ah. Da dove signora, da dove ci segue? Da Staletti, dalle nostre parti. Bene, benvenuta signora. Prego, ci sono dica. Sono contentissima di questa trasmissione. Grazie mille signora. Lei è bravissima a presentare e bravissima a parte. Grazie signora, veramente. Volevo fare una domanda, signorina. Prego. Volevo sapere se quel signore che aveva due sette da parlare prima di questi che parlava che fa male, ma qualche tempo stavo preso la cosa. Le foglie di alloro, signora. Non era una cosa che riguarda la puntata di questa sera, perché qualche puntata fa, anzi, della trasmissione di Cuisine Art, avevamo un attimino parlato di questo alloro da mettere sul pollo e c'è stato qualcuno che è intervenuto dicendo che la faceva in due pezzi, qualcuno lo utilizzava tritato, qualcun altro intero, e il nostro amico ci diceva che è bene lasciarla intera la foglia, altrimenti aperta potrebbe emanare queste sostanze nocive alla nostra salute. Ah, se la lascia intera o non fa bene? Sì, intera va lasciata, signora. Diceva di non spezzarla, ci suggeriva, ci consigliava di non spezzarla. Potrebbe far male per questo. Va benissimo, la ringrazio. Si figuri, grazie a lei, signora. Buona sono serata. Sono contentissima, veramente. La chiamo tutte le sere. Mi chiedo tutte le ricette che fa, tutte.
Grazie, allora continui a seguirci, signora, va bene? Sì, sicuramente. Grazie, grazie, tante belle cose, grazie. E io, pronto? Buonasera. Non posso parlare perché siete tutti lì e pronti. Buonasera, con chi parlo? Buonasera, volevo sapere, sono comunque complimenti sia a Cucca che a te. Grazie. Sapere solo una cosa, l'ultima puntata. Sì? La trasmissione quando sarà? Ah, cioè, sarà, avrà lunga vita Masterchef, non glielo sappiamo dire ancora quando sarà. Dove state? Non lo sappiamo. Lei vuole che finisca o vuole che continui? Mi dica. No, perché così non posso mai iniziare una dieta. Ah. Ecco perché. Guardi, mi dispiace per lei, però penso che sarà ancora difficile per adesso iniziare una dieta, perché noi andremo avanti ancora per un bel po'. È caduto. È una canita, forse. Come? È una canita. Vede tutte le sere, anche due volte al giorno. Due volte al giorno, io le dico che c'è anche il terzo appuntamento, non so se lei l'ha visto ancora, perché noi siamo in diretta ogni giorno su Telespazio TV dalle 12.30 alle 13.30 con Masterchef, la sera a quest'ora dalle 19.30 alle 21.30 sempre con Masterchef, il pomeriggio dalle 14 alle 16 con Cuisine Arts su Studio 3, che è la seconda rete di Telespazio, quindi per chi ha voglia ancora di più di cibo e di prendere spunti dalle nostre ricette può seguire anche quella trasmissione. Va bene? Okay, va benissimo. La ringraziamo. Ok, bravo. Grazie. Le auguriamo una buona serata. Grazie. Arrivederci. Salve. Intanto vi ricordiamo che qui abbiamo il grano. Adesso deve raffreddare, lo so. Ok, quindi questo è per il ripieno della pastiera. Pronto? Signor Rossella, buonasera. Caro professore Alessandro, ben trovato. Spero che sta bene, non quella che ti ho chiesto. Eh sì, grazie, sto molto bene, grazie. Un saluto a Luigi, a poco. Grazie anche a lei. È bravo Luigi, lei è un bravissimo uomo. Grazie mille, professore, grazie. Si destreggia bene, ha ragione. Mi destreggio bene. Allora, professore, mi dica, lei è goloso di questi dolci pasquali? Sì, come no. Sì? Classica cuzzupa. Lei li sa preparare? Li sa preparare lei questi dolci? No, signorina, no. Sarebbe una cosa assurda. Però mi piace mangiarla. E a chi non piace mangiarla? Questa sera ne facciamo una speciale, professore, per lei. Facciamo un bel cuore dedicato al professore. Oh, sì, figurati. Metteremo l'uovo bollito sopra. Professore, sì. Se è la cuzzupa senza uova di sopra non è cuzzupa. Professore. Professore, ma lo sa che quell'uovo bollito di sopra dicono che porti fortuna, è un portafortuna l'uovo messo lì sulla cuzzupa. Quindi senz'altro noi lo metteremo augurandoci che ci porti tanta fortuna. Va bene? Va bene. E dedicheremo una cuzzupa proprio a lei, come le diceva poco fa lo chef. Grazie. Grazie a lei, professore. Grazie. Buonasera, buona domenica. Buonasera, professore, buonasera. Io a proposito di questa cuzzupa volevo dire un detto che... No, non lo posso dire. Perché non lo dico. Ok, pronto? Buonasera, chiamo da Venezia. Buonasera, con chi parliamo? Le posso chiedere una cortesia? Potete aggiornare le ricette sul sito? Sì, come no, signora. Con chi parliamo? Sono la signora Maria, dalla Lamezia. Va bene, signora, senz'altro saranno aggiornate al più presto. Mancano comunque soltanto alcune del giorno, quelle delle 12.30. Se no, per il resto ci sono tutte. No, veramente oggi ho dato un'occhiata e ancora non è stato aggiornato dalla metà di marzo. No, signora, guardi, io l'ho controllata, ci sono comunque fino a quelle di tre giorni fa dovrebbero esserci. Comunque, se lei dice che non è così, senz'altro faremo controllare e provvederemo. Va bene? Va bene, grazie mille e complimenti per la trasmissione. Grazie a lei, buona serata. Rossella, abbiamo imburrato la teglia. Sì. Mettiamo un po' di farina. Un attimo. Sì? Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, sono Maria Teresa di Acri. Benvenuta, signora Maria Teresa, buonasera. Complimenti per la trasmissione e tutto quello che fate di buono. Grazie, signora, molto gentile. Volevo chiedere una cosa.
Sì, mi dica. Siccome l'altro giorno, per quanto riguarda i bottini